E Napoli e non solo celebra Diego Armando Maradona ad un anno dalla scomparsa. Luca Raimondo. Diego Armando Maradona veniva già trattato come una divinità mentre era in vita. La sua morte ha reso il mito ancora più incancellabile per i tifosi napoletani e per gli amanti del calcio. Un anno esatto è passato dalla sua scomparsa e l'emozione per il suo ricordo è ancora fortissima. Una statua alta 4 metri, donata alla città dallo scultore Domenico Sepe, è stata presentata questa mattina di fronte allo stadio che ormai porta il nome del Pibe d'Oro, davanti a centinaia di tifosi, a Corrado Ferlaino, il presidente che riuscì a portare Maradona al Napoli, Aurelio De Laurentiis, attuale patron degli Azzurri, ed ex compagni come Bruscolotti, Renica e Bruno Giordano. Lui è stato baciato dalla fortuna, madre natura gli ha dato tanto, però con la tenacia, con la forza è diventato uno degli uomini più importanti del mondo, ma non per la sua bravura che era tanta, ma anche per la sua volontà, per come ha combattuto contro anche il potere. A Napoli, per celebrare la memoria di Diego, anche i tifosi argentini del Boca Juniors, la squadra dove il fenomeno Maradona esplose. Anche loro, come il presidente De Laurentiis, si sono fermati di fronte al murale che celebra Maradona nel cuore dei quartieri spagnoli. Maradona è...